Questo almeno ha 50 anni. Vedi che mi piace, metteva di caruso. Il frumento era una cosa che si semenava, dopo si scebbava l'erba, dopo il frumento cresceva, a giugno si metteva. E io da caruso a 12 anni metteva come faccio. La mamma, i miei zii e gli amici che ci aiutavano. In questa maniera si faceva, si metteva a mani. C'erano che mettevano i regni da rete. Di legare si prende sulla parte prima, 4-5 fili, 6 e si gira, e dopodiché si continua e si raggiunge i primi due diti, sarebbe il primo mouse. Dopodiché si continua. Dopo si mette insieme e questo si chiama primo ermito. Il primo ermito si metteva in terra, dopo si faceva l'altro ermito e si maratava. Questo sotto o questo sopra. A che cosa servono le canne che hai alle dita? E allora questi si chiamano cannoli, che si mettono alle dita, uno a questo e uno a questo, per la protezione delle dita. Così? E poi passavo, questo perché? Come diceva io stesso? Sì. Ora si mette a terra, così, e dopo si legava. Io lo legavo in questa maniera, facevamo in due e poi... E dopo si metteva all'impiede. No, guarda, se ne mettevano 5-6 regni, ma regni rossi. Qua più di questa cavola ora se ne faceva una. Io me ne portavo 5 attaccate così sopra le spalle e facevamo almeno un chilometro e mezzo di strada, a mano a terra, come io leggo così. Andiamo. Allora, questo qua è un frumento che noi mettiamo qua a Fauci e che portiamo qua. Diciamo a regna, la regna va da cebbia. La cebbia praticamente non è niente altro che un attrezzo che separa gli spighi, la paglia, il piddo e il frumento. Ci mettevamo la naffata, incominciavamo a mettere il motore in moto